from. Please stay away from me all night. Ooh, oh yeah. Oh, I look like I'm down in my luck. Peace and faith to just help pick me up.
Ciao a tutti ragazzi, buonasera e benvenuti in questa giornata virtuale di presentazione del corso CTO. Purtroppo per la situazione che stiamo vivendo siamo costretti a farle in questo modo per darvi la possibilità di scoprire il mondo CTO, scoprire i corsi che stiamo organizzando per il prossimo anno. Devo dire, l'anno scorso era più piacevole poterlo fare di persona, scambiarsi un po' di esperienze, chiacchierare e tutto quanto, però ce la faremo ugualmente. E oggi facciamo la seconda giornata di presentazione, la prima è già stata fatta la settimana scorsa e ce ne sarà un'altra anche la prossima settimana per approfondire quello che vi offriamo per il prossimo anno. Allora, innanzitutto le presentazioni. Io sono Michele Grieco, sono il docente di chirurgia generale, quindi sono il docente che nel corso di CTO vi farà le lezioni di chirurgia generale in streaming e di presenza. Insieme a me nell'equipe della chirurgia generale c'è la dottoressa Agnes che lavora con noi. Io lavoro al Sant'Eugenio di Roma, lavoravo prima al Policlinico Gemelli, ho lavorato al Sant'Andrea, ho girato un po' di posti, ho lavorato in Belgio, all'estero, in Francia e tutto quanto. Adesso sono a Roma, come sentite anche dal mio fortissimo accento romano, e mi occupo sia della docenza di CTO, ma sono anche il coordinatore del docente di CTO. Quindi sono la persona incaricata di elaborare i vostri calendari di studio, di confrontarmi con voi per qualsiasi problema legato alle docenze, quindi qualsiasi approfondimento, qualsiasi informazione avete bisogno, qualsiasi esigenza legata al vostro rapporto con i docenti, sono quello che poi starà in diretto contatto con voi sempre. Cosa facciamo oggi? Cosa vediamo? Allora facciamo un piccolo incontro, un breve incontro che sarà molto informale, in cui vi parlo un attimo di quello che possiamo offrirvi, quindi di come è strutturato il corso CTO, dei materiali che abbiamo, dell'offerta formativa che abbiamo preparato per il 2021. E comincerei comunque con la presentazione di CTO come società, perché penso sia corretto giustamente affidarsi ad un'accademia e conoscere quello che questa accademia ha fatto non solo negli ultimi anni, ma in realtà da tanti anni, perché CTO è da tanti anni che esiste sul mercato internazionale. Allora, quindi adesso vi parlo un attimo di CTO Medicina, come è strutturata, da dove nasce, e CTO Medicina Italia come si rapporta con CTO Medicina, la società principale che ha sede in Spagna. Come voi sapete, il concorso nazionale in Spagna esiste da 30 anni praticamente. In Italia invece esiste da 5 anni. Di conseguenza, quello che veniva fatto routinariamente in Spagna, quindi una preparazione molto lunga, con la durata anche annuale per il concorso di specializzazione, è stato applicato al concorso nazionale italiano da quando è entrato in vigore nel 2014, con materiali nuovi adattati all'Italia e attualmente possiamo dire che è qualcosa di completamente diverso, anche perché con il passare degli anni tutti noi dello staff di CTO abbiamo un'equipe che si occupa anche dello studio del concorso e di come si sta cambiando negli anni. Di conseguenza i nostri materiali sono tutti adattati al nostro concorso come si è modificato negli anni, quindi sono tagliati per quello. Ma adesso li vedremo tutti quanti nel dettaglio. Diciamo che nell'83 è nata CTO Medicina in Spagna, ha avuto una diffusione esponenziale in tutto il mondo grazie anche alla lingua spagnola, perché hanno potuto fare formazione in Spagna e in tutti i paesi parlanti la lingua spagnola, quindi tutto il centro e sud America. Nel 2014 è nata l'esperienza di CTO Medicina Italia. Io faccio parte di questa esperienza in realtà da quando è nata come docente di chirurgia generale e attualmente, come ho detto, come coordinatore dei docenti. Attualmente l'Accademia è cresciuta molto, tanto è vero che andiamo a formare ormai migliaia di studenti ogni anno in giro per tutta Italia. Ricordo il primo anno avevamo quattro sedi, si faceva lezione a Roma, a Bologna, a Milano, a Torino e sembrava un grande risultato. Adesso le sedi sono diventate molte di più e quest'anno apriremo anche delle nuove sedi tra centro, nord e sud Italia. Ma adesso arriveremo anche a questo. Diciamo che sono 37 anni che CTO Medicina fa formazione specifica per medici, ma anche per infermieri, in particolare CTO in Spagna, in tutto il mondo. Quindi parliamo di una società che ha un'esperienza che ormai va avanti da quasi 40 anni nella formazione di medici e chiamiamoli paramedici, comunque tutte le discipline aderenti alla medicina. Quindi ha accumulato un'esperienza in tanti anni e ci ha permesso di avere un modello di preparazione
che adesso è abbastanza forte, standardizzato e che ogni anno riusciamo anche ad adeguarlo con le nuove esigenze del concorso. Attualmente, o meglio, nel 2021, perché nel 2020 che è appena passato le sedi erano qualcuno in meno, nel 2021 avremo 17 sedi in tutta Italia. Nello specifico apriremo 6 nuove sedi, che sono le sedi di Cagliari, la sede di Genova, di Verona, di Pisa, Perugia e di Foggia, mentre le altre sedi che già erano attive nelle principali città italiane resteranno attive. Questo che vuol dire? Che se siete di una di queste città o comunque abitate in una zona limitrofa, in queste sedi potete usufruire del corso presenziale, quindi di un corso che prevede delle lezioni col docente in aula. Da tutta Italia e anche fuori dall'Italia potete comunque usufruire del corso online, ma adesso vedremo di cosa si tratta. Diciamo che i nostri risultati sono confortanti. Io che ci sono dentro da anni me ne rendo conto perché spesso poi stringiamo anche un rapporto con i nostri studenti che non è solo quello di andare a lezione, grazie, arrivederci e si sparisce per sempre. Questi sono alcuni messaggi che quest'anno sono arrivati al nostro Celeste, che è il docente di urologia ed è anche il coordinatore dei tutor, quindi è una figura che ha stretto contatto con voi studenti e tanti studenti gli hanno scritto dopo il concorso. Devo dire, anche io ho ricevuto 4-5 messaggi proprio il giorno del concorso, in particolare su una domanda che poi vedremo sull'intervento di Hartmann, perché è uno di quegli argomenti che a lezione stressavo tantissimo, tant'è vero, facevo anche le era uno di quegli argomenti di cui poi mi soffermavo in maniera particolare perché è uno di quegli interventi che un medico non può non conoscere. Comunque, attualmente, facendo una statistica rispetto agli anni passati, l'85% dei nostri corsisti supera il concorso e accede alle scuole di specializzazione. Questo perché? Perché la formazione che offriamo attraverso il corso CTO è una formazione specifica per l'esame. Come potete facilmente immaginare, superare un concorso a quiz non valuta semplicemente la preparazione di una singola persona in base a quanto studiato nel corso di studi in medicina. Ma c'è bisogno di una formazione specifica per un concorso, perché una cosa è conoscere la medicina, avere esperienza e tutto, un'altra cosa invece è prepararsi per un concorso, perché nel nostro corso, nel nostro programma formativo, ovviamente ci soffermiamo molto su come si affronta un quiz, su come si affrontano delle domande e soprattutto anche sulle tecniche di risposta alle domande a quiz, perché ci sono delle vere e proprie tecniche. I risultati sono stati particolarmente importanti per 2 anni di seguito, 2017 e 2018, quando il primo in graduatoria in Italia è stato un nostro corsista. Non lo scorso anno, quest'anno ancora non si sa perché purtroppo, come sapete, siamo ancora in attesa dei risultati definitivi. Comunque, già quest'anno stiamo elaborando delle statistiche, stiamo vedendo come sono andati i nostri corsisti e vediamo che abbiamo un corsista che ha fatto 135 di punteggio, quindi direi quantomeno abbastanza accettabile come risultato, ma comunque abbiamo tante persone che hanno superato il 120, che è un ottimo risultato, c'è da dire. Allora, parliamo del metodo, quindi abbiamo fatto una piccola panoramica su CTO come società per garantirvi che la formazione che avrete è gestita da qualcuno che lo fa da 40 anni in maniera assolutamente professionale. E questo nostro modo di affrontare la vostra formazione va non solo attraverso la preparazione dei singoli docenti, perché nella formazione CTO tutte le lezioni sono date da docenti specialisti nella loro materia, sono 2, massimo 3 docenti per ogni materia, questo semplicemente per esigenze logistiche, perché come avete capito, se abbiamo 17 sedi, il corso streaming e tutto, un solo docente non può dedicare la vita a fare lezioni in giro per l'Italia, però ne abbiamo bisogno di 2 e per alcune materie addirittura di 3. Comunque sono docenti specializzati, selezionati dal sottoscritto, quindi ovviamente non accettiamo tifosi della Juve, ma questo purtroppo che ci possiamo fare, no, scherzo ovviamente. Questa è un'altra grande caratteristica che nelle nostre lezioni, soprattutto quando avete docenti come il sottoscritto che vengono da Roma, tendono a scherzare molto, a prendere in giro, a passare le giornate chiacchierando così. Però si scherza ovviamente. E, dicevo, a parte la formazione data da docenti specializzati nella materia che lavorano con noi da anni, abbiamo anche dei materiali specifici per la formazione dell'esame e adesso li vediamo un attimo insieme. Allora, vi ho detto, le lezioni sono lezioni che affrontano tutti gli argomenti del concorso. Abbiamo 23 lezioni, quindi 23 materie di tutto il corso di studi e queste 23 materie, c'è un problema con la connessione?
Scusate, mi si è staccato il mio bellissimo adattatore comprato al Prime Day su Amazon. Ma non si può dire questa cosa, è pubblicità. Si è risolto? Scusatemi, questo è un po'. Scusate. Mi si era bloccato il mio adattatore. Comunque vi dicevo, abbiamo delle lezioni con dei docenti con esperienza specifica nella materia, ma ripeto, non solo docenti specialisti in data materia, ma abbiamo anche dei docenti che sono specializzati nella formazione finalizzata a questo concorso. Abbiamo dei manuali. Allora, i manuali sono un punto chiave della formazione. Per quale motivo? Perché sono manuali scritti appunto per formarvi per questo concorso. Che vuol dire questo? Che lo spazio che viene dato ad ogni singolo argomento non è solo correlato all'autore che l'ha scritto, alla sua esperienza in uno piuttosto che un altro, o anche solo ad esempio all'importanza epidemiologica della malattia, ma nei nostri manuali ovviamente vengono studiati soprattutto gli argomenti che negli ultimi anni sono stati più stressati all'interno del nostro esame. I manuali sono stati completamente riscritti quest'anno, diciamo che già l'anno scorso la quarta edizione erano stati abbastanza revisionati in maniera approfondita, quest'anno sono stati ulteriormente revisionati, nel mio manuale sono stati cambiati alcuni capitoli, personalmente l'ho fatto e tutta questa cosa è stata fatta dai vostri docenti, quindi dai docenti di CTO. Ciò vuol dire che ogni docente di CTO è anche responsabile della stesura e revisione del manuale. I manuali sono attualmente in stampa. Perché sono attualmente in stampa? Perché nei manuali ci sono anche i riferimenti al concorso appena passato. Ciò vuol dire che il nostro corso di studi prevede l'inizio delle lezioni alla fine di questo mese. O per ovvi motivi tecnici, la stampa cartacea del libro è in corso. Ciò vuol dire che la consegna dei manuali sarà a brevissimo, ma sono già disponibili i manuali in PDF sul nostro campus consultabili online. Questo per permettervi di iniziare la formazione. E poi parleremo anche del calendario. I manuali abbiamo fatto un'analisi degli ultimi anni e col contenuto solamente dei manuali si copre circa il 95% delle domande presenti nel concorso. Questo perché? Perché ovviamente alcune domande molto specifiche sono comprese nei materiali che abbiamo nelle slide o anche nelle lezioni. Nei manuali ci sono i riferimenti a tutte le domande degli ultimi anni del concorso, quindi in ogni manuale quando andate a studiare trovate se un argomento è stato presente negli anni precedenti, lo troverete citato. E nel manuale ci sono presenti i consigli per studiare e le domande di riepilogo. Quindi, come ho detto, abbiamo dei manuali completamente aumentati con materiali interattivi all'interno, come la realtà aumentata che si può utilizzare col telefono. In più, durante l'anno, vedi ad esempio quest'anno col Covid, se emerge qualche nuovo argomento o si vuole stressare qualcosa in particolare, i nostri docenti elaborano durante l'anno dei materiali integrativi e li pubblicano sul campus, e li pubblichiamo sul campus. Questo per dare una formazione completa di tutta quanta la materia. Vi ho citato il campus. Cos'è il campus? Il campus è quel sito che metterete in home sul desktop. Per quale motivo? Perché è lì che è il sito all'interno del quale girerete attorno per tutta la vostra formazione. Per quanto riguarda i calendari, per quanto riguarda le simulazioni, il generatore, tanti materiali online, anche gli stessi manuali consultabili online. Il campus virtuale quest'anno è stato anche implementato in maniera importante con un nuovo calendario per una migliore organizzazione delle lezioni e dello studio per voi. Diciamo che all'interno del campus avete una home page, avete gli avvisi e le notifiche. Ciò vuol dire che lo staff vi comunica qualsiasi tipo di aggiornamento, vi notifica qualsiasi cambiamento, qualsiasi cosa all'interno del campus, come quando esce il bando e tutte queste cose di questo tipo. Ovviamente l'aggiornamento dei materiali e tutto. All'interno del campus, oltre alla home, l'altra parte fondamentale è il programma delle lezioni. Questo che vuol dire? Che se fate un corso presenziale, voi avete un programma delle lezioni in cui c'è scritto ogni giorno, cioè il giorno di ogni singola lezione con orario. Le nostre lezioni sono sempre nel weekend, o sabato o domenica. Le
La scelta diciamo che per ogni sede dove c'è il corso presenziale, se si comincia con le lezioni la domenica si mantengono la domenica, se si comincia il sabato si mantengono il sabato. La scelta purtroppo è legata soprattutto agli spostamenti e a necessità organizzative. Quindi, come potete immaginare, che i nostri docenti, per poter garantire il massimo delle lezioni, quindi mandarvi lo stesso docente e avere lo stesso standard di qualità delle lezioni in tutta Italia, abbiamo bisogno di poter offrire ai nostri docenti degli spostamenti adeguati, e dobbiamo anche confrontarci con le esigenze di alcune città che purtroppo in alcuni giorni è difficile organizzare le lezioni. Quindi voi avrete sempre aggiornato tutto il calendario delle lezioni con l'orario di ogni singola lezione che dovete fare. Oltre al calendario delle lezioni avete anche un calendario di studio, ciò vuol dire che per ogni mese voi avete il calendario in cui giorno per giorno vi viene sottolineato quello che va fatto, perché purtroppo, e vi dico purtroppo perché prepararsi per il concorso, per l'SSM, è una cosa che vi impegnerà molto e per questo c'è bisogno di un metodo specifico. Purtroppo lo studio deve essere fatto giorno per giorno, non funziona come all'università. Sì, questo semestre studio tutto giorno per giorno e poi si studia 2 giorni prima dell'esame, non si può passare così il concorso, c'è bisogno di uno studio schematizzato. Per quale motivo? Perché come vedete ad esempio da questa immagine del calendario del 2019, come è strutturato? Voi per 5 giorni studiate una materia e non in maniera casuale, adesso vi farò vedere come, e poi il sabato e la domenica fate la lezione di quella materia. Ciò vuol dire che voi andrete in aula, che quella lezione l'avete già studiata, conoscete la materia, l'avete sviscerata e la lezione è una sorta di debriefing con il docente per fare un ripasso insieme e per approfondire determinati argomenti. Quindi avete settimana per settimana tutto quanto, comprese le varie simulazioni che vanno fatte, quindi le vere e proprie simulazioni d'esame. Sul campus online, allegato al calendario, ovviamente trovate i piani di studio. Cos'è il piano di studio? Allora, io mi ricordo quando studiavo medicina, che facevo? Esame di nefrologia, 300 pagine, avevo 15 giorni, 20 pagine al giorno. Non si può studiare così, non si può studiare così perché le 20 pagine introduttive non sono come le 20 pagine del glomerulonefriti. Adesso sto parlando tra l'altro di un argomento di cui probabilmente mi ricordo meno che della spesa che ho fatto ieri, però per farvi un esempio, le materie vanno studiate in maniera ragionata. Il nostro piano di studi divide in 5 giorni la formazione, quindi in 5 giorni voi avete uno studio bilanciato. Per ad esempio chirurgia, io stesso faccio i piani di studio, quindi il primo giorno si comincia con un argomento, il pomeriggio un argomento più leggero, il secondo giorno magari una cosa più importante, poi. Quindi è tutto quanto ragionato per ogni singola materia, di modo che ogni giorno lo studio è bilanciato, cioè per ogni giorno voi avete un programma di studio assolutamente bilanciato che vi permette di avere il massimo del rendimento nello studio. Ovviamente il calendario e il piano di studi sono tra di loro integrati si chiama Oracolo, il sistema online che utilizziamo, e questo calendario ti permette di sapere giorno per giorno tutto quello che dovrai studiare, come dovrai studiarlo, e nei piani di studio vi è anche sottolineato l'importanza da dare a ciascun argomento, perché non tutti gli argomenti delle singole materie hanno la stessa importanza in questo concorso. E questo per quanto riguarda le lezioni e la preparazione, chiamiamola un po' più teorica. Sul campus abbiamo anche però la possibilità di esercitarci a rispondere dei quiz. E abbiamo due modi, abbiamo il generatore, scusate, e le simulazioni. Il generatore cos'è? È un database di domande. Il nostro generatore attualmente contiene più di 20.000 domande, siamo arrivati quasi alle 30.000 domande, di tutte le materie. Quindi voi potete andare sul generatore, potete selezionare. Avete studiato una determinata materia, volete provare delle domande di quella materia? Voi selezionate la materia, selezionate quante domande volete, il grado di difficoltà e il generatore vi crea un test. Vi crea un test delle domande che volete e della materia che volete. Potete anche fare materie miste, potete fare difficoltà mista, potete fare come volete. E di ogni domanda troverete poi la soluzione e il commento alla domanda. E nel generatore potete anche fare un'analisi statistica di quante ne sbagliate in base ai singoli argomenti. Quindi se fate il generatore di chirurgia potete vedere se sbagliate sempre le domande dello stesso argomento e per questo vi cazzierò molto quando verrete a lezione. Quindi potete fare un'analisi di tutte le domande che andate a affrontare e di come rispondete alle domande divise per materia.
La simulazione invece è un'altra cosa, la simulazione è la vera e propria simulazione dell'esame. Quindi è un test come quello che farete il giorno dell'esame, con le stesse tempistiche, e le simulazioni sono schedulate, sono organizzate per dei giorni prestabiliti, di modo che tutti i corsisti facciano la simulazione lo stesso giorno e voi possiate vedere non solo le vostre risposte, ma anche come sono andate le vostre risposte rispetto ai vostri compagni di corso. Abbiamo al momento più di 30 simulazioni disponibili che sono molto simili all'esame. Devo dire che quest'anno in particolare le ultime erano estremamente simili all'esame che è uscito dal punto di vista dei contenuti e anche della difficoltà, perché uno dei nostri punti, una delle nostre cose che abbiamo sempre deciso è di fare le ultime simulazioni in particolare molto più difficili, non tanto per sapere il singolo dettaglio, ma per stimolare lo studente ad essere concentrato per 3 ore di seguito su un test difficile, perché quello fa parte dell'allenamento a un esame. E quest'anno è stato particolarmente utile perché l'esame di quest'anno è stato molto più difficile di quello degli anni precedenti. Sicuramente di quello dell'anno precedente è stato molto più difficile, però anche di quelli degli anni precedenti. Voi potete fare la revisione della simulazione, quindi per ogni simulazione potete vedere come siete andati, quante ne avete fatte bene, quante ne avete sbagliate, e potete anche vedere in che percentile vi andate a posizionare sia all'interno della vostra classe che all'interno del corso CTO. Diciamo che questa... La valutazione e il confronto con gli altri studenti è utile soprattutto verso la fine, perché inizialmente la preparazione è molto variabile, legata anche al tipo di università che avete fatto e tutto quanto. Che altri strumenti abbiamo sul campus? Sul campus virtuale abbiamo ulteriori strumenti che ci permettono soprattutto di ripassare. Abbiamo i test di ripasso. Noi prendiamo una singola materia, prendiamo il test di ripasso di quella singola materia e abbiamo delle domande molto simili all'esame, risposta veloce, in cui possiamo ripassare direttamente quella materia. Abbiamo le slide disponibili, ciò vuol dire che all'interno del campus trovate tutte le slide di tutte le lezioni che fate, sia in streaming che presenziali, perché poi le slide sono le stesse, anche perché ogni anno ogni docente aggiorna tutte le slide in base al concorso. Quindi in base a quanto gli argomenti sono stati presenti nel concorso si va a modificare anche le slide per la vostra preparazione. Abbiamo anche il top 5 ogni anno. All'interno del campus trovate i 5 argomenti più importanti di ogni materia che sono usciti, soprattutto questo è un'analisi che facciamo retrospettiva nei 2-3 esami precedenti, perché è vero che si stanno delineando degli argomenti più importanti. Vi dico ad esempio, per chirurgia generale non potete pensare di andare all'esame senza aver studiato la patologia diverticolare, senza aver studiato proctologia ad esempio, che sono 2 argomenti che sono usciti praticamente sempre. All'interno del campus, come ultimo materiale, ultimi materiali, abbiamo anche le regole mnemoniche, quindi una serie di fogli dove ci sono delle regole mnemoniche che ci permettono di ricordarci. Ad esempio, qua si parla di nervi cranici, cosa io non so neanche minimamente cosa sia, perché faccio il chirurgo e tendo ad aprire le panze, quindi probabilmente potrebbe essere utile anche per me, però sicuramente per la vostra formazione è fondamentale. E poi abbiamo un altro materiale che sono i test di ripasso rapido. Cos'è il test di ripasso rapido? Il test di ripasso rapido sono una serie di domande molto simili a quelle dei concorsi degli anni precedenti, in cui c'è domanda-risposta, ed è un materiale molto utile per un ripasso veloce. Una lettura nei giorni prima degli esami, leggo domanda-risposta per fissare a livello mnemonico alcuni concetti. Come vi ho detto, abbiamo anche dei tutor, sono degli esperti che vi forniscono, che online vi potete consultare per avere informazioni sulla metodologia di studio, sul risposta ai quiz, su qualsiasi, anche sui materiali online, su come sfruttarli al massimo. L'anno scorso i nostri tutor principali erano Celeste e Alberto, da quest'anno avremo altri 2 tutor, quindi avremo 4 tutor dedicati solamente ad interfacciarsi con i nostri studenti per valutare anche come va la preparazione e qualsiasi cosa. Abbiamo creato dei gruppi Facebook specifici, ciò vuol dire che ogni sede avrà il suo gruppo Facebook in cui, se fate parte di quella classe, verrete iscritti e potete confrontarvi con gli altri corsisti per vedere passarvi informazioni tra di voi, organizzare le cene fuori, cosa fondamentale, organizzare le cene fuori quando viene il docente, perché voi, se sapete che c'è la lezione di chirurgia, non è che pensate che venite solo, voi dovete pure organizzare l'aperitivo dopo, le birrette, il ristorantino giusto, perché sennò la lezione non va bene.
di boccia a tutti. Ma parliamo un po' di più di CTO e rispetto al concorso. Allora, noi abbiamo visto negli ultimi anni, abbiamo elaborato i materiali vedendo quello che usciva nei concorsi e quindi abbiamo adattato tutto quanto al concorso. Questo cosa ci ha permesso di fare? Ci ha permesso di rivedere tante volte in tanti materiali messi online uscire poi le domande del concorso, come per esempio in immunologia, i famosi test di ripasso. Questo è stato un esempio, una domanda di cardiologia. Sempre nei test di ripasso abbiamo delle tante domande che poi sono riuscite. Quindi, facendo un po' un riassunto, diciamo che nel 2021 il corso avrà delle novità rispetto a quello che è stato il 2020. Perché avremo più simulazioni, nel senso che implementeremo il numero di simulazioni, perché abbiamo visto come queste sono un elemento fondamentale per la preparazione al concorso. Io l'esempio, faccio sempre un esempio a lezione. Il maratoneta o comunque il fondista, se deve fare una gara sui 2 chilometri, non può fare 2 chilometri e basta, 2 chilometri, deve fare sempre un po' di più o comunque 2 chilometri al massimo sotto sforzo, di modo, sforzandosi molto di più e allenandosi a quel tipo di gara, il momento della gara potrà dare il massimo. Voi potete avere la formazione migliore del mondo, potete sapere a memoria tutti i nervi cranici che io me li sono scordati perché non li vedo da anni, potete sapere tutti i farmaci, ma una persona con una preparazione inferiore alla vostra, ma che è allenato a fare le simulazioni, avrà sicuramente un rendimento maggiore all'esame. E questo l'abbiamo anche dimostrato, abbiamo fatto dei test nella sede di Madrid di CTO, ci sono delle sale dove si possono fare le simulazioni. Abbiamo visto che facendo delle simulazioni con degli studenti in aula, tendenzialmente dopo la prima ora di test, il risultato, il rapporto a domande giuste e sbagliate era rapportato all'effettiva preparazione dello studente. Dalla seconda, ma soprattutto nella terza ora, crollava il numero di risposte giuste. Cioè, nel senso, si aumentava tantissimo gli errori legati alla fatica, alla distrazione, perché non è facile. Non è facile, e poi questa è un'altra cosa che io dico sempre ai nostri studenti. Quando è il giorno della simulazione, è inutile fare la simulazione che ho la finestra aperta, la TV, il telefono, la ragazza mi scrive su WhatsApp, non serve a niente. Quando si fa la simulazione bisogna murarsi a casa, bisogna fare la vera simulazione dell'esame, finestre chiuse, porta chiusa, telefono spento, 3 ore chiusi davanti al computer, e questo ci allena ad essere pronti. Per questo motivo quest'anno le simulazioni verranno implementate. Ovviamente tutte le simulazioni sono scritte come il concorso, quindi con interpretazione dell'ECG, con immagini, con casi clinici, tanti casi clinici, e poi vedrete anche che in realtà questa abbondanza di casi clinici, perché il Ministero ha detto faremo solo casi clinici per vedere meglio la formazione dei nostri futuri medici, vi renderete conto anche voi che è un po' una chiacchiera, perché molte domande sono puramente nozionistiche con un caso clinico messo prima giusto a cornice. Abbiamo i nuovi manuali, quindi avremo i manuali della quinta edizione, avremo anche il manuale di igiene da quest'anno, sono stati implementati molti manuali, sono tutti quanti da quest'anno disponibili online, quindi se voi avete un computer, tablet, telefono, qualsiasi cosa, voi siete in giro, potete tranquillamente consultare i manuali ovunque siete. Avete lezioni in streaming che sono di questo tipo. Ora, a parte il mio adattatore comprato ieri che adesso non si era mezzo staccato, però la metodologia sarà simile a questa, quindi è una lezione in diretta, interattiva, in cui voi potete interagire con il docente. Dove avete i materiali potete vedere il docente che fa la lezione in diretta, vi parla delle slide, potete interrompere, potete intervenire, quindi avete un'interazione vera e propria. Ovviamente nel materiale, nella lezione online, l'interazione è minore rispetto a quello che potete avere nel presenziale, ma comunque c'è un'interazione diretta. E poi abbiamo questo nuovo sistema, l'oracolo, con questa organizzazione interattiva dello studio che vi permette di organizzarvi al meglio, sapere quello che dovete studiare, quanto tempo dovete dedicare agli argomenti, e quindi avete sostanzialmente una programmazione quasi annuale di tutta la vostra preparazione, considerando che il nostro corso poi effettivamente comincia a gennaio e finisce al momento dell'esame a giugno. Bene, quindi voi pensate, io mi iscrivo e passo il concorso. Non è proprio così, perché purtroppo
i materiali ve li possiamo dare, ma se poi li usate male, come ad esempio vi li portate allo stadio dandogli un'occhiata, non penso che questi saranno così utili. Purtroppo per passare il concorso serve l'impegno, il sacrificio e la costanza. Io questa cosa l'ho vista in particolare 3 anni fa, al concorso di 3 anni fa a Palermo. Era andato lì a fare la prima lezione della fase 0 e poi la lezione della fase 1, era diventato molto amici con alcuni studenti e quindi poi siamo rimasti in contatto anche dopo. C'erano 3 in particolare di loro che erano 3 non particolarmente brillanti, non erano i classici secchioni che sapevano tutto quanto a memoria, ma erano 3 amici che hanno detto: io quest'anno mi iscrivo al corso CTO e quest'anno facciamo solo il corso, cioè feste, cose, sì, ok, ma la priorità assoluta è il corso. Bene, 3 studenti medi, non brillanti, non famosi per essere grandi, grandi studiosi, sono riusciti a fare tutti e 3 più di 120. E tanto è vero che uno è entrato, se non sbaglio, a cardiologia a Bologna, hanno preso tutti i posti molto prestigiosi e hanno potuto tutti quanti prendere la loro prima scelta. E questo fa assolutamente la differenza. Prima vi ho citato fase 0, fase 1, che significa? Per capire questo dovete capire come sono strutturati i nostri corsi, perché abbiamo vari corsi disponibili. Allora, innanzitutto la formazione per il concorso, la formazione quella più serrata, più importante, è quella della fase, la cosiddetta fase 1, quindi una fase che va da gennaio a giugno. Ma la preparazione del corso completo CTO, il cosiddetto corso prolungato, comincerà a fine ottobre. Perché? Perché da fine ottobre a fine dicembre abbiamo la cosiddetta fase 0, quindi abbiamo 8 lezioni, sono le 8 lezioni delle materie che si sono rivelate essere le più importanti degli anni passati, e queste 8 lezioni a che vi servono? Faremo delle lezioni un po' più brevi e un po' più sintetiche di quelle del corso della fase 1, in cui voi potete cominciare a prendere familiarità con i manuali, con i materiali, cominciare a studiare, e soprattutto queste 8 materie, e parliamo di 8 materie che vanno a coprire circa 80 domande del concorso messe insieme, quindi fondamentali, in queste 8 materie potete cominciare la vostra preparazione. Quindi se vi iscrivete adesso avete la possibilità da adesso, da ottobre, di cominciare a solidificare le vostre conoscenze, soprattutto in quelle materie che andranno a coprire più della metà del concorso, sicuramente. Le lezioni saranno in streaming, saranno quindi con docente in streaming, lezioni in diretta, con gli stessi materiali disponibili. Come vi ho detto, i libri saranno disponibili in versione online e a brevissimo saranno disponibili i cartacei, nel senso appena saranno pronti i cartacei stampati, verranno subito spediti agli iscritti. Ovviamente il generatore e le simulazioni saranno già disponibili e attivi, avrete le prime simulazioni, quindi comincerete già da subito a capire che significa stare 3 ore davanti a un computer a rispondere a delle domande. La fase più importante è la fase 1, la fase fondamentale del corso, perché nella fase 1, da gennaio a giugno, voi avrete una lezione a settimana in cui studiate lezione di tutte e 23 le materie presenti nel nostro programma. Quindi avrete tutti i weekend impegnati dalla lezione con lo studio durante la settimana. Ovviamente in questa fase generatore e simulazioni saranno attive, il campus e tutto quanto, quindi avrete tutte le materie disponibili, tutti i materiali disponibili. Nella fase 2, quindi nel momento in cui finiscono le lezioni, si comincia una fase, chiamiamola di ripasso, quindi una fase pre-esame in cui verranno attivati dei materiali particolari all'interno del campus che inizialmente sono inutili, come il top 5, ripasso rapido, le regole mnemonico, e si attiveranno le simulazioni, quelle più importanti, che sono le simulazioni pre-esame. Ovviamente questo vuol dire che noi accompagneremo tutti gli studenti dall'inizio alla fine, quindi verosimilmente dal 31 ottobre, che sarà la prima lezione, anzi prima, perché comincia verso il 23-24 il programma di studi, fino a luglio, giorno per giorno, vedendo quello che deve studiare, come studiarlo, quando deve fare le simulazioni e tutto quanto. Io ho detto quindi che abbiamo due, oltre all'organizzazione del calendario che vale per tutti i corsi, ci sono 2 modalità di seguire il corso CTO. C'è un corso presenziale e un corso online. Abbiamo lo stesso metodo in entrambi i corsi, abbiamo le stesse fasi,
Qual è la differenza? Che nelle lezioni presenziali voi durante il corso avete ogni settimana la lezione col docente che viene nella vostra città, sicuramente sarà, cioè, è una giornata fissa, ed avrete poi disponibili le video lezioni registrate sul vostro campus. Il corso online invece la lezione è solamente in streaming, è una lezione interattiva ma non è una lezione di presenza. Quindi ovviamente in entrambi i metodi ci sono vantaggi e svantaggi. Io sono un grande fan del corso presenziale, innanzitutto per l'organizzazione degli aperitivi e delle cene all'interno delle città, e quindi andare a mangiare in tutti i ristoranti d'Italia non è affatto male, e anche voi mangiare con tutti i professori potete chiedere dove andare, che fare, la specializzazione, no, a parte le battute, comunque sicuramente c'è una parte ludica, però si riesce anche ad avere un rapporto un po' più serrato con dei professionisti che fanno questo di lavoro anche per voi. Io non vi nego che l'ultimo anno due nostri corsisti del corso di Roma sono poi venuti a frequentare nel mio reparto perché erano interessati a chirurgia, volevano venire, siamo conosciuti a lezione e sono venuti a frequentare. Ma a parte questo, ovviamente il corso presenziale vi permette di avere un docente davanti, vi permette di stare in aula, di stare concentrati per 8 ore davanti a una lezione monografica fatta da uno specialista, potete interagire quanto volete in maniera sicuramente più diretta di quello che potete fare nel corso in streaming, quindi l'efficacia del corso presenziale è sicuramente, a mio parere, maggiore. Il corso online ha dei vantaggi, ha il vantaggio che potete tranquillamente vedervi la lezione sul divano di casa, sul letto e tutto quanto, però questo rischia anche di compromettere un po' la vostra formazione, perché sicuramente il vostro livello di attenzione sarà più basso, ma vi permette il corso online di avere un po' più di elasticità, perché ovviamente la lezione, essendo fatta in streaming, voi potete seguirla ovunque siete. Quindi abbiamo queste due grandi modalità di organizzazione del corso. Bene, quindi arrivati al dunque, quanto ci viene a costare questo? Perché ovviamente abbiamo anche delle tariffe diverse e anche delle offerte particolari per voi. Vi ricordo che, tra l'altro, adesso vi parleremo un attimo di tutto il corso, poi facciamo una pausa per le vostre domande. Nella chat del video potete scrivere le domande, potete farmi qualsiasi domanda sull'organizzazione del corso, su come funziona, sui materiali didattici, su quello che volete. Sulla chat c'è anche Raffaella, che è una del nostro staff, che vi risponderà per le domande più di tipo amministrativo, sui pagamenti, tutto quanto, cosa che ovviamente di cui io sono meno esperto perché lei se ne occupa, quindi per quelle domande di tipo amministrativo vi risponderà direttamente lei. Per le vostre domande invece faremo questa cosa molto televisiva, che voi le scrivete, a me mi appaiono sul telefono e io vi risponderò. Adesso va di moda, no? Che nei programmi TV stanno tutti col telefono in mano a vedere. Comunque, il corso presenziale e online hanno due modalità di pagamento, o con rata unica, quindi per 2.000 euro per tutto quanto il corso, oppure in due rate, pagando 550 all'iscrizione e 2.000 solo se si entra in una scuola di specializzazione, quindi al momento dopo l'esame, dopo essere entrati in scuola di specializzazione. Che succede se uno sceglie la soluzione in due rate e non entra? Ovviamente, anzi, anche se ha pagato un'unica rata. In caso, nella malaugurata ipotesi che non entrate al concorso, avendo pagato in un'unica rata, la ripreparazione per l'anno successivo è assolutamente gratuita. Se avete pagato in due rate, ovviamente ci si può ripreparare l'anno successivo, e la seconda rata si paga solo se si entra l'anno successivo. Quindi in ogni caso la ripreparazione è una cosa garantita dal nostro corso, quindi per quel 15% di persone, 10-15% che non superano il concorso, è garantita la ripreparazione l'anno successivo. E a questi prezzi, che sono i prezzi di listino fissi, abbiamo comunque delle offerte. Quali sono queste offerte? Allora, per i primi iscritti, per i primi 20 iscritti di ogni sede c'è l'offerta a primi iscritti, in cui se si paga con un'unica rata si può pagare un'unica rata di 1.590 euro, quindi c'è uno sconto importante per i primi iscritti in ogni sede. Altra cosa vale per i gruppi di 5. Se vi presentate in 5 per iscrivervi insieme, pagando in un'unica rata potete avere uno sconto di 500 euro, quindi del 25%, pagando 1.500 euro il corso intero. In più c'è l'offerta presenta un amico. Se siete iscritti al corso CTO e presentate un amico a CTO, avete 100 euro di sconto, che è applicabile sulla seconda rata a entrambi i corsisti, sia a chi presenta un amico che a chi viene presentato.
In più c'è un'offerta per le nuove sedi. Come vi ho detto, quest'anno apriremo 6 nuove sedi, che sono Cagliari, Genova, Pisa, Verona, Foggia e Perugia. Per chi si iscrive in queste sedi col pagamento in un'unica rata, per i 15 iscritti, per i primi 15 iscritti abbiamo un'offerta a 1.400 euro. Ora, prima di passare un attimo a vedere le domande di chirurgia generale che sono uscite lo scorso anno, quindi e fare anche un'analisi del concorso cioè, di quest'anno, appena passato, vi lascio un attimo di spazio alle domande. Quindi se qualcuno ha qualche domanda, sono qui. Dalla regia. Regia, che mi dite? C'è Guido che me ne manda? Intanto che arrivano le domande, vi dico già che il corso, cioè il concorso appena passato è stato tosto, è stato molto più tosto degli anni precedenti, punteggi di tutti più bassi. Ovviamente la difficoltà di ogni anno del concorso non è un valore assoluto. Quindi o meglio, se il concorso è più difficile per tutti, quindi si abbassa tendenzialmente il punteggio di tutti. Se il concorso è più facile, si alzano i punteggi di tutti. Questo che vuol dire che lo scorso anno, usciti dal concorso, tutti gli altri dicevano ho fatto questo punteggio, tutti i punteggi alti, ma tutti quanti hanno fatto un punteggio alto. Quindi la preparazione, indipendentemente dalla facilità o difficoltà del concorso, è fondamentale. E soprattutto la preparazione ad essere concentrati e preparati per rispondere a qualche quiz. Quindi non ci sono domande per ora? Se non ci sono domande, procedo alla fase successiva. Ok, se avete comunque qualsiasi domanda, mi potete tranquillamente scriverla e così vi rispondo direttamente. Riguardo alla correzione delle domande, allora, concorso più difficile. Il trend clinico, sì, è vero, abbiamo avuto poche domande, cioè quasi zero di domande di preclinica, quindi di argomenti che non sono correlati a una singola materia clinica. Abbiamo avuto 6 domande, sono tornati gli ECG da interpretare, grande incubo. Cardiologia è stata, come sempre, come ogni anno, è la materia più importante. Sono praticamente 3 anni che cardiologia e chirurgia cardiovascolare sono le materie più importanti. Sono salite un po' neurologia, urologia e reumatologia. Siamo arrivati quasi a 10 domande per ogni materia di queste materie. Purtroppo chirurgia generale è scesa, quindi prima chirurgia generale era una delle più importanti. Lo scorso anno abbiamo avuto, se non sbaglio, 12 domande, quest'anno chirurgia generale ha avuto 6 domande. È una cosa che è un po' variabile, però dei trend ci sono. Non c'è stata nessuna domanda sul Covid, come era auspicabile. Devo dire che i nostri corsisti sono stati presi dalla psicosi delle domande sul Covid. Ovviamente, come vi ho detto, noi per la vostra preparazione riusciamo anche ad aggiornare gli argomenti durante l'anno. Tant'è vero che quest'anno siamo riusciti a fare una lezione extra in cui era presente la pneumologa, l'infettivologo e l'anestesista sul Covid. Quindi una lezione specifica sul Covid con dei materiali sul Covid si sono rivelati poi essere inutili, anche perché ci aspettavamo andasse così, perché qualcosa così recente di cui ancora non si hanno certezze, mettere una domanda in un concorso si rischiava tanto. Diciamo che già mettendo delle domande normali hanno sbagliato perché 2 domande sono state contestate e stanno rivedendo le risposte. Però metterla sul Covid era un rischio. Comunque abbiamo fatto anche un'analisi delle domande contenute, perché noi ogni anno, dopo il concorso, vediamo le domande che sono state fatte e vediamo a questa domanda si rispondeva con i manuali, con le slide o con la lezione? Sì, no, sì, no, sì, no. Il 95% delle domande era compreso nel corso CTO, quindi la quasi totalità.
delle domande. Queste sono state le materie che ci sono state. Come vedete ci sono dei trend variabili. Nel 2017 praticamente 20 domande di pneumologia, che poi è tornata a essere una materia normale con una decina di domande circa. Vedete che le materie, le cliniche più importanti, a parte cardiologia che è sempre molto alta e sta sempre intorno alle 15 domande, poi endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, chirurgia generale, neurologia, sono tutte materie che stanno intorno alle 10 domande, quindi sono materie importanti. Così come vedete che ci sono delle materie minori, come c'è la psichiatria, la radiologia, che comunque sono materie che vanno studiate perché domande sono state presenti. Quindi vediamo le domande che sono uscite quest'anno di chirurgia generale. La prima domanda parla di un uomo di 55 anni giunto all'osservazione di un gastroenterologo per la comparsa di prurito e feci acoliche, associato a un dolore non ben localizzabile a livello dell'ipocondrio destro. Le analisi ematobiochimiche mostravano iperbilirubinemia prevalentemente diretta, e chi ha fatto il corso sa benissimo che quindi parliamo di qualcosa di chirurgico, perché il chirurgo vede solo la bilirubina diretta. L'ecografia mette in evidenza una dilatazione dei dotti intraepatici. Nel sospetto di un cholangiocarcinoma, quale di questi provvedimenti è il più indicato? La risposta corretta in questo caso è scritta per mettere un po' in difficoltà: è colangioscopia perendoscopica con eventuale inserimento di stent per drenaggio biliare. Sarebbe la CPR. Ovviamente le altre sono sbagliate, per quale motivo? Perché non possiamo cominciare una chemioterapia se non abbiamo una diagnosi. Idem radioterapia, idem terapia palliativa. Dobbiamo prima fare una diagnosi. Semplicemente un paziente che ha un ittero ostruttivo dovuto a un sospetto colangiocarcinoma, dobbiamo fare una diagnosi. Come la facciamo? Con la CPR, non con le GDS, quindi con la gastroscopia semplice. Durante il corso parliamo di questo esame, vediamo in che modo si fa una CPR, vediamo che è un esame che associa una parte endoscopica a una parte radiologica, è un esame che attraverso un endoscopio particolare ci permette di incanulare la papilla e studiare le vie biliari. In che modo? Mettendo del contrasto. Poi, una volta incanulata la papilla, si può inserire all'interno della papilla stent per risolvere l'ittero. Possiamo inserire come dei piccoli spazzolini per fare brushing e quindi fare citologia. Possiamo fare delle dilatazioni, possiamo mettere dei cestellini per togliere dei calcoli, si può fare qualsiasi altra cosa. Quindi la risposta corretta era la risposta A. Un paziente, altra domanda di chirurgia. Paziente di 65 anni, giunge in pronto soccorso dopo un abbondante pasto con dolore acuto in ipocondrio destro, comparsa di vomito. L'obiettività mostra un addome trattabile ma dolorabile elettivamente in ipocondrio destro. Gli esami ematochimici mostrano una lieve leucocitosi con incremento della bilirubina totale e diretta. Quale esame diagnostico richiedi in prima istanza? Dopo il corso mi è arrivato anche un messaggio su questa domanda dal nostro corsista. Quello che dico sempre è ricordarsi che quando una domanda di un concorso dice il primo esame da fare, sempre è ecografia o radiologia tradizionale. Per capire quale di noi dobbiamo fare, dobbiamo capire a cosa servono. L'RX, innanzitutto in questo caso RX del torace per una cosa addominale, è verosimilmente sbagliato, però anche fosse stato RX diretto addome, noi sappiamo che l'RX vede bene l'aria. Per quanto riguarda le patologie addominali, l'aria ci è utile in due condizioni principali: la perforazione intestinale e l'occlusione intestinale. Qui non vedo segni di perforazione né di occlusione. Verosimilmente ci serve un esame per studiare meglio i parenchimi, quale l'ecografia. Tant'è vero che la risposta è ecografia addome, quindi è la risposta A. Altra domanda, la terza domanda che è uscita quest'anno di chirurgia. Dopo un'aggressione, un ragazzo di 25 anni riporta fratture della nona e decima costa di sinistra. Quale indagine diagnostica, oltre l'RX torace, è mandatoria da eseguire per prima in questo caso? Quindi, e questa cosa la vediamo a lezione quando si parla di traumi addominali e toracici. Sappiamo che l'ultima parte del costato ha la funzione di proteggere gli organi parenchimatosi addominali, quindi fegato e milza, quindi gli organi intraaddominali, perché i reni sono posteriormente, sono retroperitoneali, quindi diciamo che sono già protetti di sé dalla colonna, dai muscoli e dal grasso. Ciò vuol dire che quando abbiamo un trauma della parte finale del costato, dobbiamo sempre studiare anche l'addome, almeno con un'ecografia. In questo caso la risposta corretta è ecografia. L'ecografia ci serve perché un trauma sulle coste ovviamente può andare, in particolare a sinistra, può andare a coinvolgere anche la milza. Esistono, sono descritte, le ho viste anche io personalmente, rotture di milza da traumi toracici.
per la frattura costale. Quindi anche in questo caso la risposta era A e questo è un argomento che avevamo visto a lezione. Questa domanda invece, questa è la quarta domanda che è uscita, era forse la domanda più difficile di chirurgia, per quale, sì, insieme all'ultima. Per quale motivo? Perché è una domanda di anatomia pura. Ma è una domanda che io a lezione facevo sempre, quindi molte persone hanno risposto, perché questa cosa a lezione l'ho detta varie volte. Per quale motivo? Perché questa domanda parla di una variante anatomica, dice donna di 74 anni deve essere sottoposta a gastrectomia totale, carcinoma del corpo gastrico, quindi caso clinico inutile. Domanda di nozione, quale delle seguenti arterie è più frequentemente oggetto di varianti anatomiche e deve essere ispezionata prima di legatura e sezione? Chi ha fatto il corso, quando parliamo di gastrectomia per cancro, sa anche che abbiamo un'alta percentuale di varianti dell'arteria gastrica di sinistra. Per quale motivo? Qual è la variante più comune? La variante più comune è una arteria epatica sinistra ad origine dall'arteria gastrica sinistra, e in questo caso è quella che vedete nell'immagine in basso. Ciò vuol dire che se noi facciamo chirurgia oncologica tradizionale, quindi facciamo una linfadenectomia che va a pulire e togliere i linfonodi di tutto il tripode celiaco, dell'arteria epatica del tripode celiaco, nel momento in cui sono all'origine della gastrica sinistra, se io non ho ispezionato la presenza di questa arteria, vado a chiudere la gastrica sinistra, devascolarizzo tutto il fegato di sinistra. È qualcosa che in molti pazienti può essere sopportato, la legatura della gastrica dell'epatica di sinistra, ma in altri pazienti invece può dare una grande sofferenza del fegato di sinistra. Quindi è una cosa che va conosciuta. Questa è una domanda difficile. Vi posso assicurare che questa domanda probabilmente l'80% dei chirurghi generali non ne sanno rispondere. Però è un argomento che abbiamo visto a lezione, parlando di gastrectomia, perché è una peculiarità della gastrectomia. Io mi occupo soprattutto di chirurgia dell'apparato digerente, quindi è una cosa che mastico di frequente. Comunque le varianti della gastrica sinistra sono presenti e vanno conosciute. A lezione le abbiamo viste. Questa invece è l'altra domanda per cui mi hanno scritto, la domanda sull'intervento di Hartmann. Paziente di 82 anni, cardiopatico e obeso. È affetto da diverticoli del colon e viene operato per un quadro di addome acuto. All'esplorazione chirurgica si evidenzia peritonite stercoracea. E sapete, chi ha fatto il corso, che questa vuol dire che è una diverticolite in C4. Come proseguirà l'intervento? L'intervento è la resezione colica secondo Hartmann. Tutte le altre cose sono sbagliate, perché non hanno nessun senso, collegate a un quadro di addome acuto dopo diverticolite, per peritonite da diverticolite. Questo è l'intervento di Hartmann, perché gli studenti del corso quest'anno ci scherzavano tanto, perché su questa cosa mi arrabbio. Purtroppo la medicina è piena di eponimi, quindi di patologie o interventi che hanno il nome di chi se l'ha inventata. In chirurgia generale quasi tutti gli interventi hanno il nome di chi l'ha inventato. Ce ne sono alcuni che vanno conosciuti e durante il corso noi alcuni li vediamo. In chirurgia generale io credo che siano 5-6 gli interventi il cui nome va conosciuto, non tanto per il concorso ma anche per cultura generale. L'intervento di Hartmann, che è l'intervento principale che si fa in caso di diverticolite acuta, ossia una resezione del sigma senza anastomosi ma con colostomia sul colon discendente, è qualcosa che va conosciuto. Per quale motivo? Perché tantissimi pazienti purtroppo ancora oggi fanno questo tipo di intervento, e qualsiasi tipo di medico sarete, è impensabile che un giorno verrà un paziente al vostro studio, vi dice che ha fatto l'intervento di Hartmann e voi non sapete di cosa sta parlando. È una cosa inaccettabile. Poi, come vedete, anche per il concorso è utile. Questa domanda è uscita praticamente identica anche al concorso dello scorso anno. L'ultima domanda, che forse era, insieme a quella della gastrica sinistra, era anche questa difficile, tra le più difficili del concorso, ti chiede la formula di Parkland, anche nota come formula di Baxter. La formula di Parkland, questa è una domanda puramente nozionistica, o si sa o non si sa, è qualcosa di cui nel libro parliamo. La formula di Parkland parla cioè ci fa capire il fabbisogno di liquidi di un ustionato nell'immediato post-ustione. La formula di Parkland dice che ogni ustionato ha bisogno nelle prime 24 ore di una quantità in millilitri, cioè di infusioni pari a 4 per il peso corporeo in chilogrammi per la percentuale corporea ustionata. Questo valore in millilitri è il fabbisogno di liquidi che ha bisogno del paziente nell'immediata ospedalizzazione post ustione. Bene, queste erano le 6 domande di chirurgia generale uscite quest'anno, quindi
settembre, al concorso di settembre, e tutte queste erano presenti nei nostri materiali, le abbiamo viste a lezione anche più volte. Parlando sempre del corso e per come ultima cosa, prima di eventuali domande, c'è anche un'offerta per chi è presente a questa presentazione online del corso, perché per chi si volesse iscrivere dopo questa giornata di presentazione c'è un ulteriore sconto del 5% sul prezzo che è già in offerta, 1.590, e c'è anche uno sconto del 5% soprattutto per le nuove sedi che da 1.400 arrivano a essere il prezzo definitivo 1.330, e questi sconti sono validi solo per il pagamento con un'unica rata facendo la richiesta entro 48 ore da questa presentazione. Se vi interessa usufruire di questi sconti, per chi ha seguito la giornata di presentazione, potete scrivere un'email a immatricolazioni@ctomedicina.it. Mi chiedono, allora, domande. Giulia Scandolo. Gli argomenti principali trattati nel corso prolungato della fase 0 vengono ritrattati in maniera più approfondita da gennaio della fase 1? Beh, direi di sì, mia cara. Non è che io di chirurgia nella fase 0 vi dico le cose più importanti e poi ve le tengo nascoste. Scherzo, ovviamente. Le lezioni della fase 0 sono delle lezioni introduttive. Cioè io di chirurgia vi faccio quei 5-6 argomenti principali, li svisceriamo bene, li vediamo insieme, una lezione un po' più corta, più schematica, e voi cominciate a conoscerli e a studiarli. Poi nella lezione della fase 1, la lezione di chirurgia, rivedremo anche quelle cose, li vedremo come vediamo gli altri argomenti, quindi assolutamente. Marco Ricci, se scegliessi il corso presenziale, ha bisogno, potrei comunque seguire saltuariamente online senza problemi? Sì, le lezioni che vengono registrate vengono poi messe sul campus disponibili. Ci sono delle video lezioni presenti, quest'anno le aggiorneremo tutte quante mano a mano durante il corso, quindi se qualche lezione nel corso presenziale non riesce a essere presente, poi sarà disponibile sul campus sicuramente, quindi questo è certo. Marta mi dice, innanzitutto Marta, già che mi dici secondo lei non va bene, non sono così vecchio, mo perché ho qualche capelletto bianco qua, un po' di barba bianca, ma secondo me è la luce che me la fa venire, quindi secondo te. Questo vale anche a lezione, chi mi dà del lei muore. Quindi, secondo lei, ha senso partecipare al corso durante il sesto anno di università? Marta, che dire, la preparazione è importante. Diciamo che se il tuo corso di studi ti permette di iscriverti al concorso del prossimo anno, ha sicuramente senso, perché tu puoi prepararti, laurearti e poi fare il concorso. Questo dipende da te. Farlo durante il sesto anno, cioè fare il corso per prepararsi per poi fare l'esame nel 2022, questo corso è fatto per la preparazione dell'SSM 21, quindi dipende dal tuo corso, da come sei organizzata per il tuo corso e per la tua laurea. Avete altre domande, miei cari? Intanto io vi lascio tutti i nostri contatti, perché a parte il sito www.ctomedicina.it abbiamo una mail che è informazioni@ctomedicina.it, abbiamo dei numeri di telefono che sono questi qui, segnateveli, e poi ci sono le nostre pagine Facebook e Instagram dove rispondiamo sempre. Sto aspettando se avete altri dubbi o altre cose che vogliamo vedere. Ecco un'altra domanda. Edoardo, io sto finendo medicina. Bene, invitaci alla festa di laurea. Chiedo scusa, anche se si vive in un'altra città, si può iscrivere al corso online tenuto in altra sede come Cagliari? No, la tua domanda è un po'. Anche se si vive in un corso. Allora, il corso, ho capito quello che dici. Il corso online è un corso a sé stante. Se uno si iscrive al corso online, ha un calendario a sé stante con delle lezioni in un ordine che non rispecchiano quello delle altre sedi. Perché le lezioni presenziali c'è il docente. Quindi tu non, se il docente è a Roma qui nello studio a farvi la lezione online, non può essere a Cagliari a fare la lezione. Quindi se uno sceglie il corso online, ha un calendario che è diverso da quello eventualmente del corso di Cagliari, di Verona o di Roma. Quindi questo è certo. Quello che io vi dico, sicuramente se avete la possibilità di fare il corso presenziale, secondo me, considerando che hanno lo stesso prezzo, è molto più,
è un corso che vi coinvolge molto di più, anche solo dover andare a lezione ogni volta è qualcosa che vi coinvolge di più. Poi abbiamo tutti i materiali online disponibili come per l'online. Sono stato chiaro? Capito, Edoardo? Invitaci alla festa di laurea. Ah, ma testa è a Cagliari, quindi è un po' distante da qui. Sotto quelle domande. Abbiamo qualcun altro, Guido? Guido che mi scrive dalla regia. Guido è un altro del nostro staff che conoscerete frequentando il nostro corso. Diciamo il nostro staff, se iscrivendovi al corso, quelli con cui vi interfaccerete un po' di più sono Raffaella, Silvia e Guido. Marco Ricci, che mi dici? In caso di eventuale secondo lockdown o maggiori restrizioni, si passa al corso online per tutti? Sì. Questo è uno dei vantaggi. Garantiamo comunque in caso di nuovo lockdown la presenza delle lezioni streaming e la riorganizzazione del calendario. Io mi auguro che questo non avvenga e mi auguro che si possa ricominciare con la didattica frontale, ovviamente nel rispetto delle normative e della sicurezza di tutti quanti. La fase 0, quindi le lezioni che vanno da ottobre a dicembre, sono in streaming uguale per tutti, quindi chiunque si iscrive a qualsiasi sede ha sempre lo stesso tipo di formazione, quindi indipendentemente da quello che succederà in questi mesi avremo una formazione garantita uguale per tutti. Poi cominceremo con i calendari separati per le varie sedi, ma consideriamo che se dovesse esserci problemi legati al Covid, noi siamo pronti a fornire una didattica alternativa, come tra l'altro è stato lo scorso anno, in cui sostanzialmente solo la prima settimana di lockdown che dovevamo organizzarci c'è stato un buco di lezioni, ma poi siamo riusciti a organizzarci successivamente. Altre domande? Se non ci sono altre domande, ci avviamo verso la chiusura. Che dice della regia Guido? Vedo che è online. Altra domanda. Laura, ma se il calendario è diverso? Se si fa il corso presenziale o online, nel mio caso che vorrei cambiare di corso, quando si possa viaggiare, come si. Che vuol dire puoi cambiare di corso? Il calendario è diverso, se uno si iscrive al corso presenziale, segue il calendario del corso presenziale, se uno si iscrive al corso online, si iscrive al corso online, essendo il calendario diverso non c'è la possibilità di cambiare. C'è la possibilità sempre di cambiare di corso, diciamo, però i nostri calendari non sono strutturati per passare da uno all'altro. Se uno si iscrive all'online, la sua preparazione è fatta per il corso online. Se uno si iscrive a un corso presenziale, la sua preparazione è fatta per quello. Se poi ha qualsiasi necessità personale di dover passare a un corso online, purtroppo non possiamo garantire che passando da un corso all'altro sia uguale il calendario. Ma è un discorso, lo capite anche voi, normale, se il docente è a Roma non può essere nella vostra città a fare la lezione, quindi non sono due calendari incompatibili, se c'è l'iscrizione a uno non ci si può iscrivere all'altro, cioè non si può passare all'altro. Altre domande? Intanto vi posso già dire che se per gli iscritti il corso comincerà, per darvi notizie un po' più precise, il giorno 26,
Quindi da lunedì 26 cominciate a studiare e lunedì e sabato 31 avete la vostra prima domanda. Nello specifico, se non sbaglio, sabato 31 si comincia con la lezione di urologia in streaming. Ve lo posso dire subito. Intanto che arrivano altre domande. Sì, il giorno 31 conoscerete il nostro caro Celeste Manfredi, che vi farà la lezione di urologia, il nostro docente di urologia, e successivamente già comincerete con la lezione di cardiologia di Paolo Racugno, che sono due dei nostri docenti migliori, devo dire. Tra l'altro anche estremamente simpatici. Però non avrete la fortuna di conoscerli nella vostra città perché saranno in streaming queste lezioni, ma successivamente li conoscerete durante, se fate il corso presenziale, quando verranno a fare la lezione della vostra città. Bene, se non ci sono altre domande, io chiuderei qui la diretta. Dalla regia, che mi dite? Ricordatevi che avete sempre i contatti per qualsiasi ulteriore dubbio nei prossimi giorni. Tra l'altro, tutti i docenti di CTO hanno una loro email di CTO a cui potete fare riferimento quando fate il corso. Ad esempio, nel mio caso mi chiamo Michele Griego, la mia email sarà michele.griego@ctomedicina.it. Quando farete la lezione col docente di urologia, nome.cognome@ctomedicina.it, avete il contatto di tutti i docenti, quindi dopo ogni lezione potete tranquillamente entrare in contatto per qualsiasi cosa. Bene, detto ciò, io vi saluto, spero di essere stato chiaro e mi auguro di vedervi a lezione. Mi auguro che si possano fare le lezioni presenziali e per prendervi un po' in giro quando non vi ricorderete l'intervento di Hartmann. Bene, detto ciò, vi saluto, vi auguro una buona serata, buon weekend. Non uscite, se uscite mettetevi la mascherina. Facciamo i seri, ok? Ciao a tutti ragazzi, buona serata.